Sì, ecco, buonasera, scusate per il leggero ritardo. Buon lunedì 11 gennaio 2021, ore 18, stiamo trasmettendo da remoto la conferenza che rientra nel progetto Radici del Contemporaneo. La conferenza riguarda la sezione storia, le guerre del secondo dopoguerra e questa sera il professor Marco Chinaglia ci parlerà del, dell'Italia e la questione sud-tirolese, che come ben sappiamo è stata una questione che negli anni 60 ha creato molti, molti problemi di tipo proprio eh, terrorismo, attacchi eccetera eccetera. Ecco, io non mi dilungo oltre e do subito la parola a, a te Marco e ti ringrazio per essere qua con noi. Se parte come, il come sempre. Ho un problema di collegamento però. Non mi, non mi va il computer. dei eh, commenti da le manovro come però? Eh perché non riesco, non, non, non ho un problema col PC. Metto qua da lato e... Ma scusa, stai trasmettendo? Sì. Scusate la diretta. Allora io segno a, a Piero. Ecco, nel. intanto buonasera, buonasera a tutti, nel, nel ringraziare l'Arci che, insomma, nonostante il momento così difficile ci permette di fare ancora cultura e, e questo permette anche di raggiungere chi magari per motivi vari non, non riuscirebbe a, a frequentare questo tipo di incontri, devo dire che sono un pochino anche imbarazzato perché guardando questo programma che l'amico Claudio Luciano ha messo in piedi è l'unico argomento che riguarda l'Italia, quello che andiamo a discutere questa sera e diciamo è un tema che per quanto possa sembrarci secondario e riferito a una specifica zona del nostro paese in verità è un tema che è stato oggetto di assoluto interesse internazionale. Cito solo due eh, luoghi oggetto di fortissimi conflitti etnici, cioè il Tibet nei confronti della Cina e il Kosovo, con i problemi con la Macedonia, hanno fatto riferimento alla questione su tirolese come punto di riferimento. Addirittura l'allora pres presidente Durvalder fu chiamato a portare la sua testimonianza. Ecco, raccontiamo questa storia, volevo fare solo tre accortezze prima di iniziare il discorso, intanto che io conosco molto scarsamente il tedesco per cui mi chiedo scusa per le pronunce, in secondo luogo ci sarà una parte un po' più diciamo tecnica in cui bisognerà spiegare anche dal punto di vista giuridico che cos'è questa autonomia che è unica nel suo genere, nel nostro panorama. Non da ultimo, mi scuso con chi ci segue, non è polesano perché ovviamente trasmettendo da Rovigo sono andato in cerca anche dei riferimenti, dei rapporti tra il polesine e questo problema e ne ho trovato più di uno e poi li vedremo. Andiamo pure alla prima immagine, che è un'immagine strana per il discorso che stiamo facendo, ma vai pure avanti, eh, perché ci mostra il più illustre degli altoatesini. 12.000 a.C. popolazioni retiche vivevano già sulle Alpi e questo signore, scoperto esattamente 30 anni fa, nel 1991, è sicuramente l'abitante più illustre dell'Alto Adige. Ora, perché parlare di Ezzi? Perché la questione di Ezzi rappresenta molto bene l'inizio di questo problema. Tanto, ci dice una cosa che appunto quelle, quelle terre erano già. Vissute ed abitate 12.000 anni prima di Cristo, Ezzi risale grosso modo al 3300 a.C. Ma io ricordo anche che Ezzi viene chiamato in due modi: Ezzi è il nome con cui lo chiamano gli austriaci. Mummia del Similau, un uomo del Similau legato a questo grande ghiacciaio, oltre 3.000 metri di quota, è il nome con cui lo indichiamo noi. E la stessa destinazione finale di questa mummia. Eh, fu molto contesa tra Innsbruck e Bolzano, quindi già questo straordinario ritrovamento archeologico, uno dei più grandi del mondo di fatto, ci dà l'idea della complessità dell'area geografica di cui stiamo parlando. Andiamo pure avanti e qua vediamo una prima, se, se riusciamo a togliere quella, quella, quella sta tabella qui sotto eh, dell'antivirus eh, è meglio. Eh. Grazie. Ecco, qua abbiamo una prima mappa, siamo nel 15 a.C., che ci mostra la ristrutturazione amministrativa fatta dalla morente ormai Repubblica Romana e vediamo come questa zona viene chiamata appunto con il termine Rezia. La Rezia e il Norico sono le due province che interessano questa parte che è la parte di confine tra il mondo germanico e il mondo di cultura romana. Andando avanti, qua troviamo invece in questa cartina molto frastagliata che ci mostra la situazione nella formazione del eh, Sacro Romano Impero, quindi con la figura di, di Carlo Magno, come questo territorio che passa dai regni romano barbarici, poi ai Longobardi e poi ai Franchi, a un certo punto incomincia a germanizzarsi. Vedete che Qua abbiamo diverse realtà amministrative. Abbiamo Trento che è praticamente in bianco perché Trento diventa, e tutti lo sappiamo da quell'evento capitale nella storia della Chiesa che fu il Concilio, celebrato nel 500, un Principato Vescovile che dura fino al periodo asburgico. Abbiamo poi una Contea del Tirolo, quindi comincia a apparire questo termine, ma abbiamo soprattutto il Ducato di Baviera. Il Ducato di Baviera che è L'elemento cruciale nella germanizzazione di queste terre, in cui poi abbiamo altri potentati come Merano e la Carinzia. Perché citare il Ducato di Carinzia? Perché la Carinzia poi controllerà anche l'area istriana. E poi faremo diversi parallelismi tra la questione su tirolese e quella Giuliano Dalmata, perché ovviamente sono storie che si intrecciano. Andiamo pure avanti. Ecco qui, vedete: questi sono i confini del Sacro Romano Impero come si modificano dall'anno 1000 fino al 700, vedete che ci sono presenze appunto da un lato della contea del Tirolo, i, tiro, i tirolesi dalla metà del 300, circa dal 1363, sono sotto il controllo degli Asburgo, quindi inizia questo rapporto con questa famiglia chiave nella storia imperiale. E poi dicevamo ci sono questi principati vescovili, questi vescovi principi, Trento, Bressanone, ma anche Coira, Coira è una diocesi della Svizzera che però ha influenza su questo territorio molto importante. Non va poi dimenticato che il Tirolo, soprattutto nella parte più a sud, cioè quella che confina con Trento, ha un forte legame con Venezia, un forte legame con Venezia che indubbiamente si esprime negli scambi e negli eh, elementi commerciali. Andiamo pure avanti e arriviamo al punto. Queste erano solo alcune coordinate dall'antichità oggi per iniziare il discorso. Un discorso che deve inevitabilmente partire da Napoleone. Perché Napoleone è colui che inserisce per primo, non solo nel caso sud-tirolese, il termine nazionale. Ed è, tutti conosciamo il Sud Tirolo per questo caratteristico corpo che sono gli Schützen, che è stato poi ricostituito come corpi, diciamo volontari che riememorano questa storia nazionale tirolese dopo la seconda guerra mondiale. Ebbene i tiroler schützen, questo corpo scelto, si rendono protagonisti della prima resistenza a Napoleone quando Napoleone nella primavera del 1797, quando durante la campagna d'Italia poi arriverà in quella fase della guerra a prendere anche Venezia e poi a cederla all'Austria, passa Attraverso da un lato un'armata passa il Friuli e il Tervisi, un'altra passa il Tirolo per attaccare Vienna. E lì che cosa succede? Succede che gli Schützen per la prima volta reagiscono. È lo scontro di Spinga, Spinga si trova vicino a, a Rio di Pusteria, vicino a Bressanone, dove il 2 aprile del 1797 abbiamo la prima resistenza nazionale tirolese. E nascono i primi eroi nazionali, possiamo pure andare avanti, è il caso di questa donna, Catarina Lanz, che è nota e sempre figiata con un forcone. Io qua vorrei fare un parallelismo con un personaggio che noi troviamo citato nel nostro inno nazionale, che è il balilla per asso, che, che poi Mussolini ha ripreso come l'elemento dei piccoli balilla, che tira il sasso, no? Fischia il sasso il nome squilla, che tirava il sasso contro gli occupanti a Genova. Catarina è l'equivalente femminile di questo, questa è la croce che ricorda appunto la battaglia della Spinga. Andando avanti, dopo questa prima resistenza, nel 1805 accade un fatto clamoroso, cioè finisce il Sacro Romano Impero. Esattamente mille anni dopo eh, Carlo Magno nasce la cosiddetta Confederazione del Reno. La Confederazione del Reno col Trattato di Presburgo porta a unire la contea del Tirolo e i principati appunto vescovili a chi? Al regno di Baviera. Andiamo pure avanti. E attenzione perché qua nel 1809, confermando la sovranità bavarese sul Tirolo, che cosa si inventa Napoleone? Questo è interessante, si inventa il termine Haute Adige, Alto Adige. Quindi attenzione quando diciamo ma il termine Alto Adige è contrapposto al termine su tirolo è un'invenzione italiana? Assolutamente no, è un'invenzione francese. Napoleone lo, lo, lo inventa per dividere, diciamo, il Tirolo del Nord, che appunto comprende eh, alcune zone, diciamo che eh, fino a Merano, quello centrale fino a Chiusa, dal dipartimento italiano che comprendeva una parte della provincia di Trento e una parte della provincia di Bolzano e le valli attorno a Dobbiacco. Guardiamo questa cartina, eh, che va subito dopo. Ecco, vedete chiaramente Hot Adige, Alto Adige, quindi è un toponimo amministrativo di tipo francese. E sempre nel 1809, andiamo pure avanti, è la, questa è la, la, la divisione. Vedete chiaramente del Tirolo in questo momento, Trento, Merano, Bressanone, andiamo pure avanti. Ecco, il Tirolo nel 1809, in seguito a queste vicende, è coinvolto in una delle più importanti insorgenze anti-giacobine. Tirolo fortemente cattolico, legato a una Lender fortemente cattolico come la Baviera tedesca. Pensiamo a una figura come Papa Ratzinger. Insorge un po' come la Vandea, ricordiamo tutti in Francia, in favore della religione contro i francesi. Siamo nel 1809. Chi è che insorge? Insorge l'eroe nazionale per eccellenza, Andrea Soffer Andrea Soffer è il protagonista di questa storia, insieme a Catarina, appunto, che abbiamo citato prima. Questo personaggio che per dapprima riesce a insorge, far insorgere la popolazione contro le riforme bavaresi che erano considerate troppo illuministe, diciamo così, e poi viene condotto a Mantova dove viene fucilato il 20 febbraio del 1810 quando Francesco I fa l'alleanza con i francesi. Perché è importante Andrea Soffer? Per due ragioni. Intanto è un oste della Val e come della Val è Georg Klotz, il più grande esponente del, noi lo chiamiamo terrorismo, quindi è un mito fondativo, il secondo elemento, andiamo pure avanti, è che l'inno nazionale, ancora oggi, torna indietro un secondo: l'inno nazionale cantato sia dai, da tutti i tirolesi, sia da quelli austriaci che da quelli italiani, è Zumantu in Banden, il Landria Sofer Lied, che è appunto il canto che racconta l'esempio di questo eroe degli Schützen. Giovanni Paolo I, che veniva, non dimentichiamolo, dal Bellunese da canale d'Argordo, lo citò in una omelia come un eroe nazionale, cioè un elemento assolutamente chiave. Andiamo pure avanti. Arriviamo così alla Restaurazione. E il Tirolo diventa, passa all'impero asburgico, finisce definitivamente il principato vescovile di Trento, il Trentino entra a sua volta nella contea del Tirolo e qua c'è un problema, c'è un problema tra Trento e Bolzano da una parte e Innsbruck dove c'è una dieta, la dieta era le assemblee locali parlamentari che è fortemente austriaca. Ora vedremo poi che uno dei problemi principali del Tirolo e dell'Alto Adige oggi, qual è del sud-tirolo e dell'Alto Adige, è il problema della toponomastica, il problema della lingua, il problema delle traduzioni fino ad arrivare alla traduzione dei nomi e dei cognomi, oltre a quelle dei paesi. Ebbene, la politica asburgica è quella di cominciare a germanizzare tutto. L'italiano deve sparire anche dalla parte trentina, che chiaramente era di cultura italiana. Andiamo pure avanti, ecco qui vedete una cartina delle nazionalità, ho preferito usare le slide proprio perché le cartine ci parlano di molte cose, delle nazionalità, proprio durante il periodo asburgico, e se andiamo poi avanti ancora, vedete che, qua bisogna fare una precisazione, si incomincia a usare il termine Sud-Tirol in un significato che è diverso da come lo usiamo noi. Vedete questa cartina? Questa va guardata un po' con attenzione. Allora, il Sud Tirol in senso stretto sarebbe la parte dei distretti italiani, quindi addirittura per Sud Tirolo non si intenderebbe neanche la provincia di Bolzano, quanto quella di Trento. Quella di Bolzano sarebbe, nell'accezione asburgica, il Mittel Tirol, cioè il Tirolo centrale, mentre il termine Nord Tirolo è quello Tirolo austriaco. Oggi il Sud Tirol corrisponde grosso modo alla provincia di Bolzano, ma questo è stato stabilito definitivamente solo nell'ultimo statuto di autonomia che è del 72. Quindi vedete che anche la parola Sud Tirolo è un po' ambigua come definizione. Andiamo pure avanti. Nasce l'irredentismo. e Nasce l'irredentismo che ovviamente attraversa tutto il periodo risorgimentale, vi ricordo che nel periodo risorgimentale, in particolare nella Terza Guerra d'indipendenza, lo ricordo anche perché tra le altre cose sono anche Presidente di un'associazione dedicata alla figura di Garibaldi, e Giuseppe Garibaldi nella famosa battaglia di Bezecca che si chiude con l'ordine di ritirata da parte del re e la famosa frase obbediscono, vince, è l'unica vittoria italiana, è una guerra che, fu, che portò il Veneto ad essere annesso al regno, ma con grandi perdite. Da quell'episodio nasce l'irredentismo, Nascono figure come Battisti, Battisti era un socialista, geografo, cartografo socialista, e Filzi, che poi verranno giustiziati in quanto disertori nel castello del Buon Consiglio del 1916. Pensate che Battisti e Filzi si trovano seduti assieme ad Alcide De Gasperi, giovanissimo, come parlamentari della minoranza di lingua italiana, di nazionalità italiana, a Vienna nel 1911. Purtroppo l'irredentismo viene tradito dalle scelte della classe dirigente postunitaria. La sinistra storica, per una serie di problemi, comprese le mire coloniali sull'Africa, in particolare il contrasto con la Francia, rinuncia al rapporto con francesi e inglesi e fa la triplice alleanza con i nemici storici. Vuol dire entrare nella sfera di influenza tedesca, perché intanto nasce anche la Germania dalla Prussia nel 1871, ma vuol dire anche rinunciare all'irredentismo da parte della, della, ehm, della classe dirigente italiana. Come sappiamo la Triplice era un'alleanza difensiva, infatti poi con questo pretesto l'Italia nella Grande Guerra cambierà di nuovo posizione. Oh, in questi anni, siamo negli ultimi anni dell'Ottocento, che cosa accade? Accadono numerosi problemi nei confronti della popolazione di lingua italiana. Nel 1904 sono proprio Cesare Battisti e Alcide De Gasperi ad essere pensati un po' arrestati a Innsbruck. Nel corso dei cosiddetti fatti di Innsbruck, Innsbruck praticamente i nazionalisti, il cosiddetto Volksbund che era partito nazionalista, assalta l'università di Innsbruck dove avevano voluto aprire una facoltà in lingua italiana. Eh, Wilhelm Romeder, ad esempio, che è un geografo del Volksbund, sostiene che anche i trentini fossero, fossero tedeschi. Arriva addirittura, visto che lo, lo cito perché siamo nell'anno del, del suo anniversario, a tedeschizzare il nome e cognome di Dante Alighieri, sostenendo che Dante alla fin fine fosse di origine tedesca. Quindi siamo a questi livelli. Andiamo pure avanti. Lo stesso problema di germanizzazione si ha nei confronti di un altro minoranza che entra pieno con tutta, con tutta questa storia cioè la minoranza ladina perché Perché nel corso dell'Ottocento questo straordinario linguista e filologo che fu grazie a Dio Ascoli il primo linguista della, della storia italiana in pratica comincia a valorizzare tutto il territorio della Ladinia il problema è che la Ladinia comincia a essere germanizzata Alta Val Venosta, la zona dello Stelvio la zona della Valbadia, della Val Gardena erano tutte ladine e diventano tedesche eh, altre zone come la zona di Cortina, Lampezzano, Livinia Longo, la Val di Fassa si cercano di germanizzare ma non riescono a essere germanizzate. Qui vedete chiaramente che la Ladinia è un territorio che è difficile da indicare dal punto di vista amministrativo perché va a intervenire sulla provincia di Bolzano, su quella di Trento ma anche su quella di Belluno con tutti i problemi che si porta dietro. La minoranza che oggi è tutelata al pari di altre due minoranze, una è quella dei mocheni e una è quella dei cimbri, che cito volentieri anche perché conosco molto bene l'altipiano di Asiago, dove questa minoranza, come nella Lessinia, come nella zona di Luserna, è estremamente radicata. Andiamo avanti. Accanto a questa germanizzazione, e questo è interessante notarlo perché poi vedremo la reazione fascista a questo, c'è... Il, ci sono le scelte urbanistiche su Bolzano di Julius Peratoner. Chi è Julius Peratoner? È il Burgmeister, il sindaco, ma dal 1895 al 1922, quindi un sindaco eterno. Che cosa fa? Monumentalizza Bolzano con monumenti tutti di chiara matrice tedesca. Ad esempio, fa il monumento ai Kaiser Jäger. Oggi non esiste più, e poi vedremo perché non esiste più. E fa questi due monumenti, li vediamo. Questo è il monumento a questo poeta tedesco vissuto nel Medioevo che nessuno sa bene dove sia nato, eh, però lui si inventa che è nato a Bolzano. L'altro monumento, quello il monumento contestatissimo del 1907, è la fontana di Re Laurino. Questa è una fontana contestatissima perché il Re Laurino era il re delle Dolomiti, era un po' un simbolo per i ladini. Chi è che lo sottomette? È Teodorico. Quindi vedete chiaramente l'impronta tedesca. Vedete la fontana che è stata presa, poi spostata, poi ripresa, insomma, e, e poi è stata riportata. Bolzano è tedesca. Questa che vedete qua al centro è la caserma dei Kaiserjäger, che funzionerà durante la, la prima guerra mondiale per l'Imperial Regio eh, Esercito. Questa è la suddivisione. Un secondo, torno dietro un attimo. Nel 1910, più o meno. Poco prima dello scoppio della, della Grande Guerra, ma non solo, ma anche delle guerre balcaniche, che sono un tema molto complesso in quegli anni, vedete appunto le distinzioni tra la nazionalità italiana e la nazionalità sud-tirolese. Andiamo pure avanti e arriviamo al momento decisivo: 26 aprile 1915, un mese prima del famoso 24 maggio, con un patto segreto che viene tenuto nascosto anche al Parlamento italiano. Sidney Sonnino, a nome del governo Salandra, decide di passare dall'Alleanza alla Intesa chiedendo alcune cose. Ora qua gli storici sono molto dibattuti, c'è chi dice, ma forse c'erano già stati degli, dei colloqui con Francesco Giuseppe, che lo ricordiamo era ancora imperatore, per il quale pare che almeno Trento sarebbe stata concessa senza l'uso delle armi. Insomma, però la questione sta di fatto che il militarismo era molto forte, ricordo che nel 1911 l'Italia aveva fatto la guerra in Libia, quindi il clima era quello lì, insomma. Per cui si decide di passare all'intesa franco-inglese, acquisendo in caso di vittoria che cosa? Il Trentino Alto Adige da Ala fino al Brennero, detto anche Tirolo Meridionale, la Venezia Giulia con le contee di Gorizia e Cradisca di Sonzo, l'Istria fino al Golfo del Carnaro, alcune isole della Dalmazia, Zaseno e Valona, quindi porti in Albania, mantenendo il Dodecaneso con Rodi che era stato acquisito nella guerra di Libia e alcune colonie africane. Il tema centrale per gli italiani era l'idea che se la Germania avesse perso la guerra, avrebbe potuto spartirsi anche le colonie africane tedesche. Ora, questo è quanto dice il patto di Londra. Andiamo, ecco, questa, vedete, è la eh, cartina che ci mostra i confini poi come saranno previsti dal patto di Londra e come saranno poi assegnati effettivamente. Il problema più grosso, come sappiamo, sorgerà sulla questione di fiume e poi ne parleremo un secondo perché c'entra anche col nostro discorso. Andiamo pure avanti. La Grande Guerra, la Grande Guerra non si combatte moltissimo in Alto Adige, si combatte di più in Trentino. Anche se nella zona tra la Marmolada e il passo dello Stelvio ci sono tutta una serie di eh, combattimenti c'è una cosa che spesso noi ci dimentichiamo: la guerra non finisce il 4 novembre, come pensiamo tutti. Cioè il 4 novembre finisce con l'Austria, ma non con la Germania. Perché con la Germania dura un'altra settimana, fino all'11 novembre. Uno dice: Vabbè, questione di lana caprina. No, perché le truppe continuano a combattere in quella settimana, tanto che l'Italia nel novembre del 18, dopo il 4 novembre, va a occupare addirittura Innsbruck. Quindi, la questione è particolarmente complessa c'era stato a dire il vero e questo è curioso un momento in cui dopo la rotta di Caporetto quando l'esercito era andato in ritirata finendo fino al Piave dove poi si attesta la linea difensiva nel quale la Volksbund eh, di Innsbruck la dieta diciamo eh, tirolese ingolosita aveva detto siccome la guerra la vinceremo noi e non la vincerà l'Italia Chiediamo indietro i 13 comuni del Feltrino, i 7 comuni di Asiago, Bladen, che sarebbe Sapada, Sauris, Tolmezzo, Timau, eccetera. Cioè chiedeva tutta una serie di cose, compresa la germanizzazione, ad esempio, delle diocesi religiose, c'è sempre questo elemento cattolico molto forte. Si chiedeva l'introduzione del tedesco in tutte le scuole eh, di questi territori, fino a arrivare praticamente al lago di Garda e a Verona, quindi... C'è questa idea di andare addirittura, quasi se vogliamo a riprendersi quello che era fino alla terza guerra di indipendenza, di fatto. Ma tutto questo non accade perché poi l'Italia la vince la guerra. Andiamo pure avanti e arriviamo. Vai pure avanti. E arriviamo così al momento della. Si è bloccato? Sì, del, al momento diciamo, dei eh, trattati di pace di Parigi nei quali sostanzialmente questo territorio viene, ecco, eh, passa all'Italia in base al trattato di Saint-Germain, Saint che è proprio il trattato all'interno degli accordi di Versailles che riguarda la questione austriaca. E anche la questione romana, anche se non c'entra per il nostro discorso, comunque si cercò già lì un approccio con il Papa per risolvere il problema di porta pia, che poi ovviamente, come sappiamo, risolverà Mussolini dieci anni dopo. Perché sono importanti quegli accordi? Andiamo pure avanti. Sono importanti per la figura di Wilson, lo sappiamo. 14 punti, di cui un punto centrale, oltre ad altri, compresa la costituzione della società delle nazioni. Il principio di autodeterminazione dei popoli, qua arriviamo al quid della questione. Andiamo pure avanti: l'impero asburgico crolla, viene costituita una repubblica austriaca che ha una riduzione territoriale molto forte. L'Austria, che noi la conosciamo poco questa fase della storia austriaca, ma va ricordato che l'Austria qui ha avuto uno squadrismo che ha anticipato addirittura lo squadrismo fascista italiano. In quel momento c'è uno scollamento, si crea la Cecoslovacchia, si crea la Jugoslavia, tutti stati artificiali, ne avrà parlato sicuramente l'amico romanato nell'altro incontro. L'Ungheria con la figura di Bela Kun decide addirittura di provare la strada della rivoluzione, come Russia, finisce malissimo, malissimo arriva Miklos Orzi, ammiraglio che comincia con l'appoggio dei rumeni a fare un regime dittatoriale. E in quel momento che cosa fa la dieta tirolese si riunisce a Innsbruck e dice: "Noi vogliamo ripristinare il Tirolo unito. Perché? Di fronte a questa disgregazione dell'impero austro-ungarico, questa è l'unica strada praticabile". Andiamo pure avanti, questi sono i confini dell'Austria che rinasce dopo il 19. Andiamo pure avanti, ma l'Italia ha la meglio. L'Italia che riesce quindi a prendere L'Alto Adige, quello che poi diventa Alto Adige sino al Brennero, okay? Trieste-Venezia-Giulia, l'Istria, eccezione fatta per fiume, e appunto quelle isole albanesi sulle quali aveva chiesto la propria autorità. Però, e eh, qua, si intrecciano, dobbiamo un attimo fare un confronto tra il problema di Bolzano e il problema di fiume, perché c'è una quid da tenere presente. A un certo punto, il 24 aprile del 1919, c'è questa bellissima foto che lo mostra, Vittorio Emanuele Orlando, Presidente del Consiglio, gira i tacchi e se ne va. Perché? Perché Wilson non ha voluto concedere fiume. È la famosa vittoria mutilata, questa immagine Nunziana che è bellissima perché strizza l'occhiolino ai mutilati di guerra. E non vuole dare fiume perché, in base... Secondo, il, secondo Wilson quella è una terra slava, secondo eh, il governo italiano non è così. Andiamo pure avanti. Perché si intrecciano le due cose? Perché a Fiume, il 30 ottobre del 1918, era stato fatto un plebiscito contro i tentativi di annessione serbo-croata, mentre diciamo, l'intesa internazionale è quella di farla rimanere sotto la Jugoslavia. E beh, signori. Il referendum, il plebiscito, si fa a Fiume, ma non si fa a Bolzano. Questa è la grande differenza. Per cui, andiamo avanti, nasce tutta l'esperienza dei legionari di Danunzio, iniziano nel settembre 19 a occupare la città fino al Natale di Sangue del 20, quando poi il governo di Giolitti, ormai ottantenne, bombarda la città, il centenario è stato qualche settimana fa, proprio il giorno di Natale, andiamo pure avanti, però vedete che la linea del governo è assolutamente contraddittoria. Cioè a Fiume vorrebbe far applicare il principio di autodeterminazione, a Bolzano non lo fa applicare. Questo lo fa il governo Orlando, questo lo fa il governo Nitti, questo lo fa il governo Giolitti. Ora tenete conto che in quella zona il 90% della popolazione era di lingua tedesca. E lì ci sono delle discussioni a Versailles, addirittura Wilson propone al governo italiano di dare un'autonomia. Il governo italiano dice no, perché le Alpi sono una barriera naturale e poi pensate al nazionalismo che poi troveremo anche nel fascismo. Noi ci prendiamo Bolzano perché è un risarcimento, perché da mille anni i tedeschi vengono di qua dalle Alpi senza mai chiedere il permesso. Questa è l'idea di fondo. Per cui attenzione perché vedete che proprio Bolzano e Fiume sono due problemi che... Si intrecciano fortemente. Ecco, vedete, questa è una cartina interessante perché vi mostra quello che è il confine naturale. Il confine naturale delle Alpi è proprio questo. Andiamo pure avanti. Questo è curioso. A un certo punto c'è un gruppo di politici, sono tutti progressisti. C'è il leader socialista Turati, c'è Salvemini, c'è addirittura Ernesta Bittanti, che è la vedova di Battisti, che si, si definiscono salornisti. Cosa vuol dire salornisti? Loro dicono che il confine tra il mondo tedesco e il mondo italiano non è il Brennero, ma è la chiusa di Salorno. Bisogna fermarsi lì e non bisogna andare oltre. Perché non vogliono andare oltre? Perché dicono che il Tirolo, sono tutti esponenti socialisti questi, e il Sud Tirolo è una terra arretrata. Economicamente sappiamo che il modello di riferimento su cui poi anche il maggior partito su tirolese, cioè la sui Tirolo lotterà sempre, è il principio agricolo del maso chiuso, con tutto quello che ne deriva, è cattolico, è bigotto. Insomma, questa corrente socialista nei dibattiti alla Camera dice no, noi del sottirolo non ce ne facciamo assolutamente nulla. Perché bisogna arrivare a Salorno e fermarsi lì. Non avranno successo. Però è curioso: chi gestisce la transizione verso l'Italia? Beh, prima c'è un governatore militare, si chiama Pecori Gilardi, ma soprattutto è questo giovane deputato, baffuto, quasi riconoscibile, devo dire, in questa foto, che è Alcide De Gasperi. De Gasperi capisce che, eh, la eh, sempre lui un po' la chiave di tutta la questione su Tirolese, che la questione su Tirolese non può essere affrontata senza concedere autonomia. De Gasperi, lo ricordiamo, durante la guerra era stato anche... Protagonista di una. Eh, era stato commissario per l'assistenza ai profughi che erano stati portati nei campi di concentramento. Lui affianca Pecori Girardi, ma poi lui affianca anche Luigi Credaro, che era stato ministro anche dell'Istruzione di Giolitti, che diventa commissario straordinario per la Venezia tridentina. Non esistono ancora le province di Bolzano e Trento, esiste la Venezia tridentina. E che cosa succede? Succede che De Gasperi va a Roma, diventa deputato, pone il problema dell'autonomia anche lì, ma lì comincia ad esserci tutta una serie di altre richieste di autonomia. I ladini chiedono autonomia, i meranesi al grido di los von Trient, via da Trento, vogliono l'autonomia anche loro. Insomma, è un grosso problema. Ma la transizione è moderata, fino a quando? Fino all'agosto del 1920 quando nella storia su tirolese incomincia a apparire una parola che ci sarà, sarà sempre presente, cioè la parola opzione, opzione etnica. Il trattato di pace viene approvato con 170 favorevoli, 48 contrari, il Senato è unanime, ma il Senato era sempre unanime perché era tutto di nome del re, e dice praticamente nei più importanti articoli di questo disegno di legge che Possono i maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca con nuova cittadinanza, facoltà da un anno dall'entrata in vigore del trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquisirla, conservando beni immobili, eccetera. Anche il successivo articolo 80 dice che si può optare per l'Austria, l'Italia, la Polonia, la, la Romania o Serbo-Croazia o Cecoslovacchia. Una scoperta clamorosa che ho fatto. Chi è l'unico che si alza in Parlamento e dice: Così non funziona, avremo solo problemi? Lo dico con grande piacere. È Giacomo Matteotti. Il che conferma la straordinaria, insomma, l'orgoglio di noi polesani. Ricordiamo che Matteotti era di famiglia trentina, quindi un po' quelle terre le conosceva. E dice: Attenzione che la Carinzia, in quegli stessi mesi, siamo nell'estate del 20, aveva fatto un plebiscito per scegliere fra l'Austria e il Regno di Serbia, Croazia e Slovenia. Perché non possiamo fare la stessa cosa anche a Bolzano? Matteotti è una voce inascoltata. Parla, parla alla Camera, ma non viene preso in considerazione. Però è interessante la proposta. Forse la proposta Matteotti ci avrebbe risparmiato tanti guai già nel 1920. 15 maggio 1921, finalmente il Suttirolo entra nel regno e quindi partecipa alle elezioni politiche. Il problema è che le liste elettorali che si presentano sono molto frammentate. Abbiamo due blocchi. Uno è un blocco diciamo liberale e nazionale, i Tiroler force Partei ad esempio, che prende il 90% dei voti e i primi quattro deputati alla Camera a Roma. Il Partito Socialdemocratico tirolese alleato al Partito Socialista Italiano purtroppo prende appena il 10%. Siamo nel 21, siamo già nel pieno del biennio rosso prima e del biennio nero poi. Sistema proporzionale, instabilità e squadrismo. Andiamo pure avanti e in effetti lo squadrismo arriva anche lì. E arriva perché Benito Mussolini incarica di fascistizzare quell'area a uno dei più intransigenti fascisti, cioè Achille Starace, che poi sarà, lo sappiamo, segretario del Partito Nazionale Fascista per molto tempo. È così che il 24 aprile del 1921, durante la fiera di Bolzano, mentre alcuni bolzanini cercano di far svolgere un referendum per la secessione dell'Alto Adige, il fascio di Trento parte e incomincia a sparare sulla folla. Una folla era un corteo di inabiti tradizionali, 45 feriti e un morto. È un morto che voglio ricordare perché è il maestro Inhofer che muore per salvare un suo scolaro proteggendosi dietro un pilastro. Io faccio anche un insegnante, quindi mi piace ricordare questo episodio. È la Domenica di Sangue del 1921, dell'aprile del 21, Ma purtroppo non finisce lì. Non finisce lì perché Peratoner, vi ho detto particolarmente germanofono, era ancora in carica, Incomincia a fare tutta una serie di atti anti italiani, non espone il tricolore, fa stampare la corona anziché la lira, e quando poi Starace lo vuole provocare fino in fondo, cioè gli chiede una scuola elementare per insegnare la lingua italiana, per attoner si oppone. È il 4 ottobre del 22, vedete che siamo esattamente 24 giorni prima della marcia su Roma. A 24 giorni prima della marcia su Roma c'è la marcia su Bolzano, torno un attimo indietro, eh, il peratoner viene es esautorato e anche il commissario Credaro, che assieme a De Gasperi aveva gestito la transizione in modo liberale, viene cacciato. Va al potere Mussolini. Marcia su Roma, va al potere Mussolini e qua il secondo riferimento eh, Polesano. Primo è Matteotti evidentemente. Il primo sottosegretario al Ministero delle Terre Liberate dal Nemico nel governo Mussolini è Umberto Merlin, fondatore del Partito Popolare, che è uno dei popolari insieme a De Gasperi e insieme a Gronchi, futuro Presidente della Repubblica, che è in quel governo. Pensate, Quindi Merlin fra l'altro e Matteotti si conoscevano, erano coetani, avevano fatto il liceo classico Ceglio assieme nasce la provincia di Trento nel gennaio del 23, è uno dei primi atti del governo Mussolini, mentre si scorpora la Ladinia, per, ecco quello è un problema, vediamo la cartina, vedete che la Ladinia purtroppo viene divisa, una parte passa sotto la provincia di Belluno e questo sarà un ulteriore vulnus alle minoranze etniche. Andiamo pure avanti e arriviamo al luglio del 1923. Quando questo signore, un irredentista geografo che si chiama Ettore Tolomei, in un discorso che pronuncia al Teatro Civico di Bolzano presenta il suo programma, il programma di Tolomei. 32 punti di completa italianizzazione di quello che lui chiama Alto Adige, è il primo che usa questa parola, lui lo va a trovare in quella famosa cartina napoleonica che vi ho mostrato all'inizio, no? dicendo che tutti i toponimi i cognomi, soprattutto l'uso pubblico della lingua, pubblica amministrazione, scuole, circoli di cultura, deve diventare italiano. E guardate, che Tolomei aveva già iniziato nel 1906 per conto di Giolitti allora a fare un prontuario su come tradurre dal tedesco all'italiano i toponimi dell'Alto Adige. Ora, bisogna dire che questi provvedimenti il fascismo li fa ovunque, dove ci sono le minoranze, li fa in Istria, li fa in Dalmazia, li fa in Val d'Aosta, li fa in Sardegna, però qui li fa con uno zelo particolarmente forte. Andiamo pure avanti, muore Matteotti. Lo sappiamo che l'omicidio Matteotti è l'inizio del regime vero e proprio con le leggi fascistissime, E oltre ad abolire le associazioni politiche, sindacali, i giornali, le associazioni di lingua tedesca, in particolare si accanisce il regime sui club alpini di Bolzano. Oltre a fare i controlli di polizia, eccetera, sulla stampa c'è un doppio atteggiamento. Allora, la, la stampa di lingua italiana viene censurata, la stampa di lingua tedesca viene chiusa, oppure viene italianizzata, è il caso di un quotidiano famoso che è la provincia di Bolzano, che in verità si chiamava Alpenzeitung. Poi Mussolini, questa è una storia stranissima, negli anni 30 cercherà di rifondarlo in tedesco per ringraziarsi la popolazione di lingua tedesca, ma ci si rese conto che era un po' insomma una cosa fuori tempo massimo. Andiamo pure avanti, questa italianizzazione... Prosegue quando con Regio decreto 2 gennaio 27 viene fondata la provincia di Bolzano. Cioè dal 23 al 27 Bolzano è una parte della provincia di Trento. Mussolini però prende Bolzano, Bressanone e Merano e li fa diventare provincia a sé stante sotto il prefetto Ricci. Perché? Perché era un problema da gestire. E lì Tolomei prosegue la sua opera di italianizzazione. Pensate che nel 36 si arriverà ad avere 5.365 cognomi modificati. Non tutti, ma in gran parte. Una curiosità, tra i cognomi più frequenti in alto Adige oggi c'è il cognome Casolari. Il cognome Casolari è la traduzione italiana del cognome Hitler e Hitler, che era molto diffuso. Sappiamo che Hitler non era tedesco, era austriaco. Siccome Hitler... It vuol dire casetta, casolare in tedesco, Tolomei lo traduce alla lettera, per cui ecco perché abbiamo il cognome Casolare. Casola, I casolari si chiamavano Hitler in verità. Questo è il territorio della provincia di Bolzano, come appare nel 27, andiamo pure avanti, e qua, e qua inizia la vera e propria resistenza clandestina. Che parte da chi? Dal mondo cattolico. Perché il mondo cattolico, complice anche il fatto che nel febbraio del 29 viene firmato il concordato e quindi c'è una sostanziale copertura da parte vaticana, appoggia la resistenza dei suttirolesi. Chi è che l'appoggia in particolare? Il cardinale Pacelli. Noi sappiamo che il cardinale Eugenio Pacelli, il futuro Pio XII, è molto germanofilo. Ed è lui che aiuta la fondazione che viene soprattutto incentivata da questo sacerdote che è Don Michael Gamper, delle cosiddette Catacombe Schülen, cioè le scuole nelle catacombe, scuole clandestine dove si fa tutto in tedesco. La reazione fascista è tremenda. Gli insegnanti che vengono scoperti vengono mandati chi a Lipari e chi a Pantelleria, quindi un, un confino di polizia diretto. Andiamo pure avanti. E il regime che cosa fa? Il regime incomincia a italianizzare quella zona. A tradottando vari sistemi il primo sistema è monumentalizzare in senso fascista le città, è quello che aveva fatto Peratonner prima e allora sui ruderi del monumento ai Kaiserjäger che viene demolito Piacentini, grandissimo architetto del razionalismo, costruisce il monumento alla Vittoria siamo nel 28 e vengono costruiti lo stadio, il Lido le caserme militari il quartiere operai, la stazione dei treni, tutto è razionalista e fascista. Ma poi il fascismo va oltre, che cosa fa? Cerca di industrializzare l'Alto Adige, che non è una cosa semplice. Perché Mussolini lo fa? Per prendere due piccioni con una fava, introdurre, siamo, non dimentichiamolo, dopo la crisi del 29, bisogno di intervento dello Stato nell'economia, eccetera. Due piccoli cosa fa? Vuol dire introdurre stabilimenti dei vari Falc, Lancia, Feltrinelli, Iveco, questo a Bolzano e a Merano, industrializzare l'Alto Adige, ma farlo con chi? Con immigrati dalle zone povere del paese. In questo momento noi abbiamo immigrazione dal sud Italia, ma anche da altre zone povere, che incomincia a italianizzare Merano e Bolzano, che sono ancora oggi, allora oggi la provincia di Bolzano ha 117 comuni. Solo a Merano e Bolzano la maggioranza della popolazione di lingua italiana rispetto a quella di lingua tedesca. Per questa operazione, ricordatevela perché poi vedremo che c'è un risvolto polesano di questa questione che è interessantissimo. Ma nel frattempo sta per andare al potere Hitler. Nel maggio del 1932 gli austriaci chiedono di annettersi alla Germania, ma Dollfuss, filofascista... Riesce a instaurare con l'aiuto di Mussolini un governo che assomigliava moltissimo al governo eh, fascista di Roma e mantiene diciamo, il controllo sull'Austria. Al il potere Hitler, la Germania esce dalla società delle nazioni, Mussolini, lo sappiamo, ha un rapporto molto complesso con Hitler, parla in un discorso pubblico di pagane dottrine d'oltralpe, cioè le dottrine ariane e antisemite, c'è qualche gerarca come Roberto Farinacci che è filo tedesco, ma per il resto, tutti i gerarchi fascisti non sono filo tedeschi? Se non che, e qua arriviamo al dunque: il 26 luglio del 1934. Hitler fa un putsch a Vienna, fa uccidere Dollfuss e manda le truppe al Brennero, tenta di, verso l'Italia, tenta di prendere l'Austria, tenta di fare l'Anschluss. Come reagisce Mussolini? reagisce si sta facendo questa roba qua che è incredibile. Questo è il vallo militare alpino Tirolese, cioè fortifica, fortifica tutta la linea. E in gergo popolare nei comandi militari fascisti la chiamano la linea del non mi fido perché? Perché la Germania nazista si affretta a dire che rispetterà i confini italiani. In verità Mussolini non si eh, fida troppo. Apro e chiudo una parentesi. Secondo me la questione su Tirolese è una cartina di tornasole di come il rapporto tra la Germania nazista e l'Italia fascista, in molti casi basta leggere i diari di Galeazzo Ciano, sia stato solo un'apparenza. Perché qua si è chiaramente l'astio tra le due diciamo fazioni in lotta. Andiamo pure avanti. Questa foto sembrerebbe scattata in Germania. In verità questa è una foto scattata a Merano. Perché? Perché è vero che Hitler si ferma. Ma è anche vero che i giovani su tirolesi incominciano a essere filo nazisti. Cioè questo è il dramma del periodo nazista: che né i nostalgici del Tirolo, né quelli diciamo, legati all'Austria, né quelli legati all'Italia hanno la meglio, hanno la meglio quelli legati alla Germania. Viene fondata, ad esempio, la WKS, la Volkischer Kampfring Südtirols, che è un'organizzazione filo nazista che fonda le Nordschkule. Cioè le scuole di emergenza, vedete, ci sono le scuole clandestine cattoliche e ci sono le scuole clandestine filonaziste. E una cosa che poi diremo, quei dirigenti filonazisti torneranno nella storia altartesina, perché diventeranno dirigenti della SVP negli anni 50. 1937, sappiamo che è un momento drammatico, Hitler pone tutti i vari problemi delle nazionalità, pensate alla questione dei sudetti, prima e poi la questione del corridoio di Danzica, eccetera. Niente proprio di meno che Göring in persona chiama Ulrich von Hassel, che era l'ambasciatore tedesco in Italia, e dice prima o poi tutta la popolazione di lingua tedesca del Sud-Tirolo dobbiamo riportarla nei nostri confini. Quindi c'è questa idea di non deportazione, perché non era una cosa violenta, ma di trasferimento massiccio. È l'11 marzo del 1938, quando Hitler finalmente riesce a coronare il sogno dell'Anschluss. L'Austria diventa Ostmark, ed è, questa foto è molto interessante, perché ci mostra Hitler che entra trionfalmente a Innsbruck e la folla da un lato grida Heil Hitler e grida festanti verso i tedeschi, dall'altra fa delle, gri, delle urla, degli insulti verso Mussolini. Quindi c'è proprio questo atteggiamento anti-italiano. L'11 marzo del 38 Hitler quindi si affretta a prendere carta e penna e a scrivere al Duce, ricordiamo che c'era stata la guerra d'Etiopia, l'avvicinamento fra i due, l'asse Roma-Berlino che poi diventa patto d'acciaio. Hitler dichiara carta e penna, caro Duce, io non voglio toccare Bolzano. Peccato però che molti gerarchi nazisti comincino a distribuire volantini a Bolzano dicendo attenzione! che se voi rimanete qua, Mussolini vi deporta, vi deporta addirittura in Sicilia, cioè comincia a esserci questa propaganda nazista che si inventa palesemente insomma un'idea che non stava nel, nell'idea del, del, del fascismo. È così che si arriva però a stabilire una mediazione che è la legge sulle opzioni, cioè si decide se stare lì entro il 31 dicembre del 39 oppure ma stare lì voleva dire rinunciare allo statuto di minoranza, questo è chiaro, sia italiani sia italiani, punto, oppure emigrare nel Reich. Andiamo pure avanti. Come sono gli esiti delle opzioni? L'85% opta per la Germania, anche se poi su 185.000 saranno 75.000 quelli che se ne vanno sul serio. 20.000 rientreranno al termine della guerra. Chi resta lo fa per un motivo nazionale, sono i cosiddetti, torno un attimo indietro, Dablaiber, cioè quelli che hanno deciso di restare, e fondano un partito clandestino, una specie di, eh, diciamo, un movimento di resistenza, che si chiama come l'Andrea Soferbund, cioè la, la lega di Andrea Soffer, che riprende l'idea sottirolese. Arriviamo al settembre del 1943, momento drammatico, perché ovviamente dopo l'8 settembre, Così come Trieste e la Venezia Giulia diventano OSAC, zona di operazione litorale adriatico, così Bolzano, Trento e Belluno diventano OSAV, cioè zona di operazione delle prealpi. Qui in pratica non c'è più né il governo sudtirolese, né tantomeno il governo fascista. C'è un'annessione diretta al Terzo Reich, andiamo pure avanti, abbiamo 8.000 altoatesini che muoiono, in quella fase, molti diventano collaborazionisti e in particolare sono collaborazionisti di che cosa? Di una cosa terribile che è il campo di concentramento di Bolzano. Bolzano ha avuto uno dei campi di concentramento più notare una cosa, Bolzano possiamo anche qua paragonarla con, anche se qua non c'erano a dire il vero i, i forni crematori, con la risiera di Trieste, cioè, cioè, la risiera di San Sabba, cioè, cioè questi territori occupati direttamente dai tedeschi hanno mano libera. Eh, da Bolzano mh, diciamo che mh, molti oppositori politici ebrei, Rom, Sinti, testimoni di Geova furono deportati, a Bolzano però in particolare uno dei più grossi criminali di guerra nazisti che è Michael Seifert, Misha Seifert, il boia di Bolzano che curiosità torturò anche uno dei detenuti di quel lager che era Mike Bongiorno, appena arrivato dagli Stati Uniti e che eh, fu aderito alla resistenza clandestina e fu torturato lì. E da Bolzano poi attraverso la stazione di Merano partivano i convogli per Auschwitz e Dachau fino al marzo del 1945. Finisce la guerra. Con la conferenza di Potsdam siamo tra luglio e agosto del 1945. Quindi siamo già nella fase in cui la guerra in Europa è finita, si sta preparando la bomba atomica. Si decide che il Sud Tirolo, Alto Adige, passi sotto l'amministrazione militare alleata ma per conto dell'Italia, voi capite che è l'ennesimo tradimento perché? Perché la carta atlantica, che tra le altre cose stabilisce i principi fondamentali dell'ONU, firmata nell'agosto del 41, parlava di nuovo, dopo Wilson, del principio di autodeterminazione, che di nuovo però viene disatteso. È un momento difficile questo per l'Alto Adige perché intanto il governo militare alleato non interviene contro è una fase di stallo, si aspettano dei trattati di pace. Per cui 155.000 firme raccolte dai tedeschi dalla popolazione di lingua tedesca e ladina, promossa dalla nascente SVP che chiedono un referendum di annessione eh, diciamo all'Austria vengono respinti. Ma vengono respinte anche le richieste degli cittadini di lingua italiana di votare il 2 giugno del 46, quindi non votano né per il referendum monarchia e repubblica né per l'assemblea costituente tant'è che quando poi ci fu la famosa questione dei brogli che i monarchi ci accamparono dissero guardate che i cittadini delle province di Bolzano come Gorizia, Trieste, Pola, Fiume Zara non hanno votato così come quegli gli italiani che erano ancora nei campi di concentramento perché, perché le liste elettorali c'erano chiuse prima e quindi no, non si potevano più inserire ma la cosa più terribile della periodo di amministrazione alleata dell'Alto Adige, e questo va purtroppo ricordato anche con un po' di sofferenza, è la cosiddetta Ratline, Cioè, questo è il momento in cui tramite una serie di conventi, anche con lascia passare Vaticano, i criminali di guerra nazisti, sono criminali responsabili della Shoah, da Mengele, il medico di Auschwitz degli esperimenti, a Priebke, ricordiamo tutti, a Eichmann passano con passaporti falsi da lì e vanno poi a Genova per imbarcarsi nella famosa Operazione Odessa andare in Sud America. Questo fu fu accadde perché in quel momento l'Alto Adige era a terra di nessuno, cioè era controllo militare alleato, ma in un clima che era già quello della nascente guerra fredda. E qua arriviamo agli accordi De Gasperi-Gruber. È il 5 settembre del 1946 quando nel corso delle discussioni sui trattati di pace di Parigi Karl Gruber, ministro degli esteri dell'Austria e Alcide De Gasperi, che allora era anche ministro degli esteri in quella fase, firmano questo accordo. Che cos'è questo accordo? Cosa prevede questo accordo? Andiamo pure avanti. Prevede una uguaglianza di diritti agli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli bilingui della provincia di Trento. Inserendo in particolare l'insegnamento nella lingua materna, la bilingue, il ristabilimento dei cognomi che erano stati italianizzati, ancora concede un potere legislativo esecutivo autonomo. Okay. Inoltre, ancora, andiamo avanti, queste sono tradotte dall'inglese, che era la lingua ufficiale del trattato. Rivede la questione delle opzioni del 39, mettendo in evidenza titoli di studio, diplomi universitari che vengono riqualificati. In buona sostanza cosa succede? Che l'Austria rinuncia al referendum sull'Alto Adige, l'Italia autorizza l'uso della lingua, ristabilire la toponomastica, concede rientro degli optanti, concede una cosa che ancora oggi esiste, cioè la distribuzione equa dei posti pubblici fra le due etnie. Questa cosa viene recepita nel Trattato di Pace di Parigi, quello del 10 febbraio del 1947, con, con una formula che dice che praticamente l'accordo di gasperi gruber è parte integrante del trattato. Qua nasce il problema da un punto di vista giuridico e diplomatico, perché? Perché l'Austria dirà sempre che quello è una questione internazionale, mentre l'Italia dirà che è una questione interna, perché alla fine gli altoatesini italiani sono, questo era il principio. E qua ci si intreccia la vicenda giuliano-dalmata perché a un certo punto vengono sacrificate l'Istria e la Dalmazia con la tragedia prima delle foibe e poi dell'esodo? Perché De Gasperi da buon Trentino fa valere di nuovo il principio della barriera naturale del Brennero, l'idea che un giorno, un domani, la Germania riarmata potesse fare chissà che cosa, e che soprattutto in questo modo metteva al riparo da un referendum a Bolzano. Se De Gasperi avesse consentito a fare un referendum a fiume o nella zona Giuliano d'Almata di nuovo, avrebbe dovuto farlo anche a Bolzano. Cioè noi possiamo dire purtroppo che la tragedia di Giuliano d'Almati, che anche l'Arci ha molto analizzato in questi ultimi anni, anche con visite guidate a Basovizia, eccetera, è figlia del compromesso. Anche perché non dimentichiamo che poi con Tito i problemi, insomma i rapporti cambiano, Tito rompe con Stalin, quindi la questione è un po' de molto delicata. L'articolo 116 della Costituzione che entra in vigore il 1 gennaio del 1948 mette in evidenza la particolarità dell'autonomia del Trentino Alto Adige, già l'articolo 5 della Costituzione parla di autonomie locali, c'è una legge che approva il primo statuto speciale nel febbraio del 1948, però con un problema fa riferimento alla regione Trentino-Alto Adige e non alla provincia di Bolzano, questo è un problema. Perché? Perché evidentemente il problema lì eh, era che se tu metti assieme Trentini e eh, Suttirolesi, la maggioranza diventa italiana. È ovvio, e con tutto quello che ne deriva. De Gasperi, fino alla sua morte, siamo al 1954. Gli anni del centrismo puro, gli anni del governo quadripartitico, di C, liberali, repubblicani e socialdemocratici, dopo che Saragat fa la scissione del Palazzo Barberini, non tocca mai la questione. Perché? Perché lo sappiamo è un governo centrista puro. È il governo che fa la legge scelba contro l'apologia di fascismo. Ma lo stesso scelba è quello che si inventa la celere per andare a reprimere le rivolte operaie. Quindi c'è questa barra dritta al centro. Ma non solo, andiamo pure avanti. Il centrismo puro che crea le basi per la, la crescita dell'Italia che arriva al boom economico congela molte autonomie. La riprova evidente è che le regioni, lo sappiamo, a parte quella del Statuto Speciale, partono solo nel 70. Il CSM... Viene inventato nel 58, la Corte Costituzionale nel 56, perché? Perché il governo i democristiani tendono a mantenere uno status quo che non dia accelerazioni in un senso oppure nell'altro. È evidente che episodi come l'indipendentismo siciliano, Salvatore Giuliano, la strage di Portella della Ginestra, da un lato quindi queste pulsioni indipendentiste che ci sono nel paese. E dall'altro l'amnistia Togliatti, che ovviamente dà un colpo di spugna anche sui collaborazionisti del vecchio regime fascista, fanno sì che non si possa toccare la questione dell'autonomia sul Tirolese. Perché? Perché non era matura. Quindi De Gasperi fa una scelta che non è di attuazione dell'autonomia mantenendo un sistema di democrazia protetta, bisogna dirlo questo. Perché le cose cambiano? Cambiano perché nei primi anni 50 noi abbiamo la guerra di Corea 50-53, l'integrazione europea di cui con la cieca l'Italia è protagonista, il fallimento della proposta di fare la comunità europea di difesa, cioè un esercito comune, la morte di Stalin e questo come conseguenza ha ovviamente l'integrazione europea, andiamo pure avanti, la nascita dell'ONU, la risoluzione di questi problemi. Per capirci, negli ultimi anni, mesi del centrismo, Abbiamo la risoluzione di Trieste, Trieste scoppiano le questioni nel novembre del 53. Ormai Tito aveva rotto talmente forte con la Russia, tanto che nel 55 con Nasser e con Nero va a fondare il gruppo dei Terzomondisti, né di qua né di là, non allineati. E come sappiamo, andiamo pure avanti: il 5 ottobre del 54 col memorandum di Londra, Trieste torna italiana, seppure in maniera provvisoria solo il trattato di Osimo ufficializza questa cosa. Ma ci dimentichiamo che nei mesi nei quali Trieste torna italiana, anche l'Austria torna indipendente, perché l'Austria dal 45 al 1955 non era autonoma, era stata occupata e divisa fra gli alleati, esattamente come la Germania, e c'era anche la presenza di truppe sovietiche, per cui però l'Austria non è un paese orientale. Cosa succede? Che nel maggio del 55, il 15 maggio del 55, si concede la piena autonomia a Vienna, che però si impegna con l'atto di neutralità a non intervenire nella guerra fredda, in cambio del ritiro delle truppe russe. Lo sappiamo perché l'ha mostrato anche la RAI in queste settimane, come fa tutti gli anni durante le vacanze di Natale. In quegli anni il governo austriaco commissiona a Mariska, Ernst Mariska, la trilogia di Sissi. La trilogia di Sissi è un atto politico perché viene fatta tra il 55 e il 57, questa bellissima Romy Schneider, ma è fasulla dal punto di vista storico. Cioè crea un mito di un'Austria-Felix che serve al governo austriaco. Mi dispiace soprattutto per le signore che sono nate un po' nel mito di Sissi: per creare questa idea della grande della Felix Austria che non esisteva. Quindi anche questo è interessante: è un esempio. L'Arci si occupa anche molto di cinema di cinema come elemento di propaganda politica, è eh? molto interessante. La successiva svolta è data da Khrushchev, che nel 1956, denunciando il culto della personalità stalinista e aprendo le vie nazionali al socialismo, provoca reazioni a catena, che sono ovviamente la rivolta ungherese, da un lato, e dall'altro la rivolta polacca, la prima delle rivolte polacche. Questi sono quadri internazionali che è opportuno sapere, perché non si capisce altrimenti poi come si inseriscono tutte le questioni di cui stiamo parlando. E non è un caso che il 6 ottobre del 1956, disattendendo, bisogna dirlo, la dichiarazione di neutralità, cosa fa il governo austriaco? Manda al governo italiano un memorandum denunciando gli accordi di Gasperi-Grober, dicendo voi non li avete mai rispettati, istituendo, pensate, un sottosegretariato agli affari esteri, tirolesi. E cosa incominciano a fare i tirolesi? Una cosa che fanno ancora oggi gli altoatesini in occasione della festa del Sacro Cuore. Fanno dei fuochi, sono bellissimi da vedere, in cui scrivono la scritta "Ein in Tirol, un Tirolo. Questi fuochi ricordavano i fuochi del Sacro Cuore che per la prima volta erano stati accesi come ex, come ex voto nel giugno del 1796 contro i francesi. Quindi capite, il fuoco, il fuoco che incomincia a essere presente. Perché accendono i fuochi? Perché gli italiani cominciano ad arrestare leader locali accusati di atteggiamenti anti-italiani. Siamo nel 1956. Non è un caso che in quel momento l'Assuttirolfo Spartai, che è curioso dirlo, ma è il più vecchio partito italiano ancora oggi presente in Parlamento, perché è stato fondato l'8 maggio del 1945 incomincia a essere occupata da tutta una serie di personaggi come Karl Tinzl, che era stato prefetto di Bolzano negli anni della guerra, ex dirigenti nazisti, addirittura Alfons Benedicter era stato un disertore italiano, aveva combattuto per la Wehrmacht, ci sono addirittura delle SS, ci sono infiltrazioni nostalgiche dentro la SVP, conservatrice, nazionalista, sono tutti ex optanti che tornano questi. no? I punti centrali del programma sono evidenti, siamo nel 1956. Diritti inalienabili dell'Austria sul Tirolo meridionale. Governo romano accusato di genocidio. Annacquamento razziale. Addirittura a un certo punto, con l'aiuto della diocesi di Bolzano Bressanone, fanno una politica contro i matrimoni misti, che vengono definiti letame nei volantini della SVP. Questo è molto interessante. Andiamo pure avanti contrarietà all'industrializzazione del Sud Tirolo contro appunto il sistema dei masi chiusi. Qua bisogna dire che almeno fino al 72 gli italiani controllavano l'industria e il pubblico impiego, mentre l'agricoltura era in mano tedesca fino al 72. In ogni caso dobbiamo dire che nel 58 il reddito medio della provincia di Bolzano era quasi di un 25% già superiore a quello medio nazionale, con una disoccupazione all'1,25%, quindi comunque nonostante le tensioni la situazione era buona e qua assistiamo anche alla polarizzazione nella DC attenzione perché qua un altro riferimento polesano tutti noi sappiamo la famosa progetto della strada Pirubì Piccoli Rumor Bisaglia che poi è stata realizzata in parte solo in anni recenti da Valdastico Sud che mette assieme tutti i, doro, i, i, moro, i Dorotei compreso Flaminio Piccoli che era di Trento se a Trento comandano i Dorotei a Bolzano comandano i Morotei. In particolare è la figura di Alcide Berloffa, che è stato presidente provinciale delle Acli, eh, membro della commissione sull'autonomia, della famosa commissione dei 19, cosiddetta, che è poi ha aderito al Partito Popolare, quello di Martina Martinazzoli per capirci, e alla Margherita, che si scontra con l'avvocato Facchin, che invece era il leader della corrente più intransigente, e prende la leadership della DC, cioè la DC acquisisce. Peso la corrente morotea e questa sarà la chiave di volta per la realizzazione dell'autonomia eh, alto attesina. Andiamo pure avanti, e qua non possono ricordare che la prima donna eletta nel consiglio provinciale di Bolzano, dove si era trasferita nel 1952 assessore degli affari sociali e della sanità, è Lidia Menapace, perché Lidia Menapace, prima, di, prima del 68 e prima di diventare fondatrice del manifesto, come sapete, è morta qualche settimana fa. Da ex staffetta partigiana diventa dirigente democristiana morotea proprio in Alto Adige in quel, eh, in quel momento, in quel periodo. Ma nonostante questo inizia una vera e propria guerra civile, io non saprei come chiamarla diversamente. Perché? Perché personaggi come Georg Klotz, il martellatore della Valpa Siria, che si rifaceva appunto alla stessa identità di Andrea Sofer, che fonda i Bass comitati per la liberazione del Sud Tirolo, il gruppo Stiller, Stiler era il tipografo del quotidiano Dolomiten, vengono definiti nei volantini che circolano per quelle vallate combattenti per la libertà, quindi la popolazione incomincia ad appoggiarli. È una vera e propria guerra civile che ha anche azioni violente. Cosa incominciano a fare questi? Incominciano a colpire con dinamite forze dell'ordine, Associazioni religiose di lingua italiana sono soprattutto gli oratori, i bar delle parrocchie. E ci scappa un morto, che è Raimondo Falqui, brigadiere della finanza 15 luglio del 1956, la prima vittima viene pestato a sangue da un gruppo chiamati i Funderer Buschen, cioè i ragazzi di fundres, che mezzi ubriachi lo aspettano fuori e lo pestano. Sarà un'escalation. Viene minata la tomba del senatore Tolomei, quello che aveva fondato l'italianizzazione dell'Alto Adige. A questo punto entra in scena un altro grande della storia altoatesina che è Silvius Magnago. Perché? Perché Magnago, che era il presidente della SVP, raduna 35.000 sudtirolesi a Castelfirmiano, dentro il castello, in maniera del tutto pacifica dice L'Oxfontrient, via da Trento. Con chi ce l'ha? Ce l'ha col governo di Roma che ha stanziato 2 miliardi e mezzo di lire dell'epoca per fare, siamo negli anni del piano Casa di Fanfani, case popolari, che però si sapeva sarebbero andati di nuovo ai immigrati di lingua italiana e questo non, assolutamente non piaceva. Eccoli qua i 35 mila di Castelfirmiano che per fortuna non reagiscono. Eh, alla voglia di cedere alla violenza. E questo è un punto di svolta importante. Andiamo pure avanti. Nel 59 rinascono gli Schutze, perché siamo nel 150 della rivolta di Hofer, quindi grandi festeggiamenti. Andiamo pure avanti e arriviamo così al 1960. L'amico Claudio Luciano, in questo ciclo di incontri, vi parla della decolonizzazione. Ecco, il 1960 è il cosiddetto anno dell'Africa, abbiamo 14 paesi in Africa che diventano indipendenti. Ebbene, nel 1960 Bruno Kreski, che è il cancelliere socialista austriaco, decide di portare il problema, pensate un po', all'ONU, dicendo che la questione eh, dell'Alto Adige o su Tirolo ormai è una questione di difesa dei diritti umani. Guardate cosa cita il Corriere delle Alpi dell'epoca. Italiani, se volete vivere, andate via da qui. E le Nazioni Unite iniziano un dibattito molto serrato, perché? Perché il governo italiano non ne vuole sapere, dice ma voi austriaci state strumentalizzando la questione, è un problema nostro interno, è una questione giuridica, punto e basta. Gli austriaci dicono no, non è una questione giuridica, è una questione politica, l'approccio è proprio completamente opposto. L'ONU vota una prima risoluzione, la 1497, il 31 ottobre del 60 non prende posizione, dice in pratica di trovare un accomodamento, dando una copertura giuridica internazionale all'accordo de Gasperi-Gruber, che doveva sempre essere la base di tutto, ma non basta. Non basta perché nella notte tra l'11 e il 12 giugno del 61 scoppiano i fuochi, sono 42 tralicci dell'alta tensione che saltano. Un povero cantoniere Giovanni Postal che aveva cercato di disinnescare un ordegno. Salta in aria e inizia questa strategia terribile, andiamo pure avanti: che porta, oggi purtroppo lo sappiamo per motivi sanitari, alla dichiarazione del coprifuoco in Alto Adige tra le 21 e le 5 del mattino, ordinata da Scelba con l'allora presidente del consiglio Fanfani. Due Altoatesini vengono uccisi, e per reazione c'è una seconda notte dei fuochi nel luglio del 61. E la situazione sta praticamente precipitando. Nella SVP c'è scontro tra una nuova corrente che si chiama Aufbau, cioè costruzione, che vorrebbe moderare, e altri invece più intransigenti. È così che il governo Fanfani insedia una commissione, la commissione dei 19, che deve presentare un pacchetto di riforme per l'Alto Adige. Qual è il problema? Che è una commissione unilaterale, senza chiedere aiuto a Vienna. Quindi... Non risolve il problema. Infatti si arriva a una seconda risoluzione ONU, la 1661 del 28 novembre del 61, in cui si dice all'Austria di rinunciare definitivamente alla pretesa di un referendum, però monitorando la situazione e cercando di trovare una soluzione. In pratica l'ONU dà ragione all'Italia, perché i eh, problemi erano troppo complessi e non si poteva intervenire anche a causa della guerra fredda, ovviamente. Si arriva così all'inizio dell'elaborazione di quello che diventa il pacchetto per l'Alto Adige, che viene discusso dai primi governi di centro-sinistra di Aldo Moro, sono 110, poi diventano 137 misure, vengono discusse a Ginevra in sede internazionale, qua i dibattiti alla Camera sono interessantissimi, perché ovviamente i leader della destra, cominciare da Giorgio Almirante, si scagliano contro queste concessioni ai tedeschi che non devono essere fatte. C'è un primo accordo raggiunto tra Kreski e Saragat che nel frattempo diventa Presidente della Repubblica nel 1965, però la SVP non lo approva. E questo dà origine a una nuova stagione di attentati, non posso citarli tutti, ma sono veramente terribili. Abbiamo episodi che soprattutto si rivolgono contro le forze dell'ordine, dalla bomba della salina di Ebenzi che viene messa da estremisti italiani, alla strage di Selva dei Molini, alla strage di Sesto Pusteria. Alla strage di Malga Sasso, siamo tra il 63 e il 66, andiamo pure avanti: e che porta addirittura a istituire un reparto speciale per l'Alto Adige da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito. Non dimentichiamo che sono anni strani, perché sono gli anni, ad esempio, del piano Solo, anni di tentativi di eversione. Di lì a poco ci sarà il tentato colpe borghese, insomma, non sono anni facili. Sicuramente è stato stabilito che in mezzo al terrorismo di quell'Alto Atesino ci furono infiltrazioni e dei servizi segreti e sicuramente anche di elementi neofascisti e quant'altro. L'episodio più famoso è quello di Cima Vallona, dove una mina antiguomo fatta esplodere secondo alcuni dal BAS nel giugno del 67 porta alla morte di quattro militari. Ora. Qualcuno ha sostenuto, e questo non lo dico io, ma la dice la Commissione Stragi della Camera nel 1992, che forse dietro queste eh, stragi ci sono stati servizi segreti deviati e c'è stata un'anticipazione della strategia della tensione che parte da Piazza Fontana. D'altronde alcuni arrestati poi di questi gruppi terroristici moriranno torturati in circostanze mai del tutto chiarite, quindi insomma la situazione non è proprio tranquillissima. Il dialogo istituzionale per fortuna riprende, Moro, siamo nel governo Rumor, firma con Kurt Waldheim un calendario operativo a Copenaghen per il pacchetto per l'Alto Adige che vede la realizzazione grazie alla corrente morotea della DC Bolzanina guidata dal Cide Berloffa. Ma la cosa interessante, andiamo pure avanti, è che in quegli anni, questo è interessantissimo, Bolzano è governata dai Polesani e questo, su questo sarebbe interessante stringere rapporti con Bolzano e farci un convegno di studi. Per ben 26 anni, dal 1957 al 1983, sindaci di Bolzano sono prima l'ingegner Giorgio Pasquali, che è di Fieso Umbertiano, che è il mio paese, e poi Giancarlo Bolognini di Giacciano con Baruchella. Per 26 anni sindaci di Bolzano, figli di quella immigrazione, tra l'altro Bolognini è stato anche presidente della Federazione Sporti Invernali, ed è curioso notare che anche Valentino Pasqualin, che poi è stato sindaco di Bolzano nell'89, purtroppo morto, eh, morto dopo 89 giorni era di ospedale Toganeo, quindi... Vediamo che questa zona del basso Veneto, povera, emigrata durante il fascismo, riesce addirittura a prendere la guida, è interessantissima questa cosa, della città di Bolzano per un quarto di secolo, quindi veramente un dato significativo. Il pacchetto per l'Alto Adige porta la legge che nell'agosto del 72 porta all'autonomia, quindi a una forma di autonomia di governo per la quale ancora oggi lo vediamo anche nelle discussioni relative ai provvedimenti sanitari di questi mesi, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano partecipano alla conferenza Stato-Regioni come province, ma perché non sono province di fatto, si chiamano province ma in verità sono come due regioni. In pratica la regione Trentino-Alto Adige è una confederazione, esattamente come la Svizzera. Fra l'altro Trento è sì la cap il capoluogo di regione, ma sulla carta, perché in verità si alternano le due sedi. Il pacchetto per l'Alto Adige, lo Statuto del 72, ha tutta una serie di competenze esclusive, non le posso leggere tutte ovviamente, esclusive in materia fiscale, queste sono interessanti: 9 decimi delle imposte di registro, di bollo, della tassa di circolazione, dei tabacchi, dell'IVA, eccetera. E ovviamente competenze concorrenti, qua poi metteremo anche a disposizione le slide in modo che uno vada a rileggersi con calma le cose volendo. Andiamo pure avanti. Ci sono poi le norme di attuazione dello Statuto, che vengono stabilite da una commissione, la commissione dei 12, 6 di nomina governativa e 6 di nomina del Consiglio Provinciale e Regionale, che però non vengono accettate. Gli anni 80 saranno anni, dopo l'omicidio di Moro per capirci, di nuova stagione terroristica. E scuotone indietro un attimo, sia di attentati da parte di gruppi, di gruppi terroristici come il gruppo A in Tirol, che attaccano il monumento alla vittoria a Bolzano. Questo è terribile, bruttissima questa foto, questo è il sacrario militare di Passoresia, militare che viene vandalizzato con i cadaveri dei soldati sparsi ovunque. Di conseguenza si formano dei gruppi chiamati Associazione Protezioni Italiani, e Movimento Italiano Adige che fanno al contrario, fanno saltare ad esempio in aria la statua di Hofer, quindi i simboli dei nazionalismi opposti che vengono fatti saltare in aria perché qualcuno voleva accelerare sull'autonomia, altri no. Tutto questo finisce nell'ottobre dell'88 quando finalmente la stagione del terrorismo dolomitico termina con 21 morti, 57 feriti e 361 attentati. C'è una marcia della fratellanza italiana a Bolzano che chiude quel periodo, che apre alla fine della guerra fredda. Perché? Perché l'Austria non aveva mai chiuso l'avvertenza all'ONU del 60-61. La chiude quando si trova in difficoltà e la difficoltà vuol dire crollo del muro del Berlino, riunificazione delle due Germanie, secessione di Slovenia e Croazia dalla Jugoslavia, crollo dell'Unione Sovietica. E fine della Cecoslovacchia, tutti problemi che portano il governo austriaco a voler ricorrere alla scelta di firmare. Siamo nella, nel 1992, la cosiddetta Quietanza Liberatoria, che permette di chiudere la questione del 60-61 e permette di votare tramite un voto quasi all'unanimità dell'SVP SVP. La chiusura della controversia. A firmare il tutto è, sono Alois Mock, ministro degli esteri, e Gianni De Michelis, ministro degli esteri italiano. Gli unici che si oppongono sono il partito di Jorge Haider, che poi sappiamo diventa leader dell'estrema destra in Carizia. Il segretario generale dell'ONU, Butros Ghali, riceve l'acquietanza e invita, ripeto, sia gli italiani che gli altoatesini a fare tesoro e a dare esempio al mondo. La riforma del titolo V, siamo nel 2001, ha cambiato di nuovo la questione perché ha dato poteri alle due province autonome anche in materia elettorale, anche in materia di elezione, andiamo pure avanti, senza più il controllo preventivo da parte dello Stato sulle leggi, e che quindi diventa una confederazione, andiamo pure avanti. I consigli provinciali e regionali sono eletti dai cittadini con due sistemi diversi uno proporzionale puro in alto adige, l'altro con premio di maggioranza. Entrambi con 35 membri a testa formano il Consiglio regionale, quindi che è diviso equamente. Qui abbiamo l'attuale presidente e vicepresidente, che sono uno il presidente della provincia di Trento, che è Maurizio Fugatti, che è della Lega, il primo non di centrosinistra da, da, da sempre, l'altro è Arno Kompascher, che è l'attuale presidente della regione. C'è una rotazione praticamente nella presidenza della regione che ha tutta una serie di competenze particolari, così come la giunta regionale si affianca alle giunte provinciali con numero variabile di assessori. Qua è un po' complicato, non abbiamo il tempo di parlarne perché ovviamente il sistema dei partiti è diverso, non ci sono gli stessi partiti in Trentino e in Alto Adige e poi la cosa diventa abbastanza complessa. C'è stata aggiunta tutta una serie di competenze legislative anche qua, secondarie, concorrenti o autonome, appunto lascio poi la vostra attenzione a questi problemi di tipo giuridico, andiamo pure, scorriamo pure abbastanza velocemente, e vai pure, competenze in ambito socio-economico, competenze in ambito amministrativo, e andiamo pure avanti, ma soprattutto competenze, quello che ci interessa, sulla garanzia delle minoranze linguistiche e culturali con requisito del bilinguismo per accesso a cariche pubbliche, l'equiparazione delle lingue e, andiamo pure avanti, una normativa che pone in provincia di Bolzano il, la cosiddetta proporzionale etnico-linguistica tra italiani, tedeschi e ladini, mentre nella provincia autonoma di Trento c'è una rappresentanza, per esempio per la Val di Fassa, dei ladini. Oh, arriviamo alla fine. Quali sono le questioni ancora oggi risolte? Beh, intanto il problema delle minoranze, che non sono più solo la minoranza italiana in certi casi, o la minoranza tedesca in altri casi, ma sono le minoranze degli immigrati, sono le minoranze, eh, degli, ad esempio, dalla Slovenia, molti sloveni sono immigrati in Alto Adige e sono una minoranza nella minoranza. E questo ha portato negli anni a creare la cosiddetta Euroregione, torno un attimo indietro, l'Euroregione è il meccanismo che è stato ovviamente implementato dopo il trattato di Schengen nel 1995, con il quale praticamente è stato ricostruito il territorio del vecchio Tirolo, del vecchio Tirolo tramite praticamente le parti che erano unite fino al 1815 con collaborazioni varie. Oggi, di fronte al problema della opzione etnica, altre voci hanno dato altre possibilità. Voglio qua citare Alexander Langer, perché grande attivista per la pace, non violento, a Rovigo c'è un parco importante a lui dedicato, quello vedete con Reinhold Messner, il quale disse non dobbiamo più parlare di opzione etica, etnica, ma di obiezione etnica. Cioè ragionare non più in termini di italiani e tedeschi, ma in termini, diciamo, di uomini e di donne, insomma. Certo che il problema dell'uso dei simboli è sempre molto divisivo. Gli episodi sono moltissimi. Nel 2012 il quarantesimo dell'autonomia è un po' un momento di tensione. Il centocinquantesimo dell'unità d'Italia, idem. Il caso più clamoroso fu la visita di Carlo Azzeglio Ciampi a Vienna nel 2006, che fu annullata dal Presidente della Repubblica all'ultimo, perché? Perché 113 sindaci dell'Alto Adige e chiesero in pratica il referendum per passare con l'Austria. Insomma, un tema molto complesso. Le provocazioni poi sono, sono forti perché i movimenti sovranisti populisti da parti opposte portano avanti pulsioni estremiste. Guardate cosa scrive Casa Pound, ripulire l'Alto Adige. Dall'altro lato la provocazione di Eva Klotz, la figlia di Georg, che un paio d'anni fa portò al sindaco di Bolzano Caramaschi una statua di Mussolini dandogli del podestà fascista. Qua bisogna anche stare attenti a una cosa che qualcuno torno un attimo indietro che c'è un dato interessante. Gli italiani in Alto Adige stanno crollando. La popolazione italiana è calata da 137.700 a 118.000. Per cui qualcuno dice che oggi sta accadendo l'inverso, c'è una sorta di apartheid degli italofoni che vengono esclusi da tutto. Il caso più clamoroso fu di una maestra elementare che a Bressanone nel 2007 volle mettere un muro in una scuola elementare tra le classi di lingua italiana e quelle di lingua tedesca. È veramente una cosa molto delicata. Qua vi ho messo alcuni casi interessanti. Tornate dietro un secondo. Queste tre immagini. Qua avete una strada intitolata A un terrorista degli anni 70. Vedete che non c'è neanche la parola via, c'è cioè trash e basta. Qua un errore palese, c'è scritto via campo di avviazione con due V, è un errore fatto apposta. L'abolizione della dicitura Alto Adige, qua la questione è fresca quando il cancelliere austriaco Kurz ha proposto un po' prima dello scoppio del coronavirus di dare il passaporto bilingue, vi ricordate, no? Di più ci sono stati dei tentativi di strumentalizzazione. Ecco, secondo me è il caso invece della... Considerare ad esempio quello dei monumenti fascisti di Bolzano, perché lì con grande intelligenza si sono storicizzati, cioè si sono fatti dei percorsi. Vedete, Bosen 1845, 1845, un monumento, una città, due dittature, cioè tutta una serie di tabelloni, di cartellonistiche, che sono stati messi per storicizzare senza, eh, senza distruggere. Andiamo verso la eh, conclusione l'indipendentismo è ancora abbastanza forte, ci sono lo statuto della Sud Tirole Fospartaia ancora oggi dice che la storia ha separato i, 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 i Sud Tirolesi dai Tirolesi ma un giorno torneranno insieme Eva Cloz ha fondato un nuovo partito il Sud Freiheit nel 2013 avevano preso un avuto un grosso risultato elettorale nel 2018 sono abbastanza calati bisogna dire in ogni caso andiamo pure avanti il problema c'è e forse il problema principale oggi dei suttirolesi e degli altoatesini è quello di avere una autodeterminazione interna, cioè qualcosa che vada ben al di là del controllo reciproco di Vienna da una parte e di Roma dall'altra parte, cercando di affermare la storia, chiudiamo con l'ultima slide dove ho messo a rivederci a Fidersen e anche un paio di indicazioni di lettura, che è una storia complessa e articolata, ma che appartiene a quella gente che quindi è giusto che si riappropri un pochino della propria identità. Chiedo scusa per la lunghezza, però capite che le questioni sono questioni non solo di rilevanza italiana, ma internazionale, e che vanno lette in questa prospettiva di lungo periodo, che parte dalla rivoluzione francese di fatto, e che non può essere assolutamente sottaciuta. Io con questo ringrazio eh, ancora una volta l'Arci per la disponibilità e auguro buona serata e buon ascolto a chi poi ci ascolta in un secondo momento. Eh, però perché bisogna, perché sono italiani o sono tedeschi? Basta, che quella cosa lì, guarda che quando sarà ora, c'è... Cioè, cioè, non so, prova a sentire l'arci di Bolzano, se c'è cioè, sicuramente. Tra la, insomma tra, Partendo dalla figura di Matteotti, arriviamo a due polesani sindaci di Bolzano per 26 anni. Negli anni dell'autonomia. È interessantissimo questa cosa qua. Eh. Sarebbe veramente da analizzare, perché dietro di loro sicuramente c'è un'immigrazione polesana enorme. Enorme. enorme E notare anche quella cosa lì, da approfondire, andando a leggere gli Odiron, che la Mutterle vanno a reggere gli atti parlamentari che è l'unico a chiedere l'autonomia per primo è eh, La capiva aveva capito tutto aveva cap come sempre come sempre si, si. mi dispiace se, se c'è stato qualche disguido